fondamentale per creare uno spirito, e in questo l'arte in genere, nel mio caso la musica è un veicolo di contatto culturale fondamentale, fondamentale per creare un popolo. Ed è uno dei momenti di arrivo di un'attività che riguarda l'internazionalizzazione sulla quale la nostra istituzione ritiene necessario agire con molta forza e convinzione. Sarò felicissimo quando sentirò i ragazzi che suonano insieme e vedere un danese, un norvegese, un cipriota, un italiano che suonano insieme su un palco, che fanno musica, è la cosa che mi rende, diciamo che è il mio obiettivo e l'ho raggiunto. Mettere insieme culture diverse, perché veramente l'Europa è bella perché varia. Time-wise, bottom.
Don't even worry about fills, nothing. Just super strong, tight time. Okay? Yeah, nothing. Maybe even Thomas, you can play a chord. Yeah. But you're not in time. Yeah, just so loose. Bernstein and I come from the Southern Danish Music Conservatory in Denmark. Obviously, when it's the Southern Danish, it's in Denmark. I am the leader of the jazz department at the SBR in a city called Esbjerg, Denmark. I'm here because of this intensive project, which is a cooperation between my conservatory in Esbjerg, the conservatory in Trondheim, and the conservatory in Cosenza that has organized and made all of this possible, and the University of Cyprus. I play the saxophone, and I am teaching ensemble here today, and I'll be playing a concert with my own music here on Saturday. Everybody! Progetto Fabula Fabis di Nicola Pisani, che sarà il concerto di chiusura di tutta la manifestazione Power in Jazz, ricopre il ruolo di voce recitante, sono stata inserita nel coro come una delle voci basse e soprattutto mi è stato dato l'incarico e l'onore della scelta dei testi. Pensato a una contrapposizione di testi fra alcuni frammenti di vari autori che evidenziano l'importanza della parola sia come potenzialità sonora e musicale, ma soprattutto come gesto umano e quindi il loro valore di testimonianza. Le parole sono tutto quello che abbiamo e sono sempre ingiuste perché non basteranno mai a dire davvero come sono e cosa sono le cose, però sono tutto quello che abbiamo e dobbiamo imparare a coltivarle. Poi le parole contengono la voce di chi le dice, quindi l'esperienza umana, e questo mi sembrava la cosa più vicina anche all'esperienza musicale. La parola è un suono, la musica è un gesto. My name is Marios Tumbas, I am from Cyprus. I am a jazz pianist, basically, teaching at one of the private universities in Cyprus, which is called European University Cyprus. Well, I think any programs that you have students going from one country to another and teachers, I think it's great because it's not only about the music, but it's about the culture of each country. And I think you learn a lot by going to another country, hearing another language.
And the great thing about jazz is that it's an international language. I mean, if you know how to speak it, you can just walk in a room in another country and without even rehearsing much, you can play it. And that's the amazing thing about this kind of music. So I'm hoping that there's going to be more programs like this, and it's very important for governments and ministries of culture to sponsor this, because the problem is usually to find the money to sponsor programs like this. Stiamo partecipando a questa attività del Pollen Jazz e dell'IP Intensive Program per quanto riguarda gli Erasmus. È un'attività molto, molto carina, molto interessante, perché personalmente è la prima volta che mi trovo ad avere a che fare con dei musicisti esteri, quindi per noi studenti del Conservatorio di Cosenza è una cosa molto, molto utile e molto stimolante sotto l'aspetto musicale e anche umano. Una 10 giorni intensa, piena di prove, di lezioni, e una bella storia. Questo si respira un'area musicale splendida, ci sono dei grandissimi professionisti che fanno degli stage fantastici e che ci danno veramente grandissimi stimoli. Puoi suonare con gente che non conosci, che per la prima volta affronti la stessa musica insieme, veramente un ballo adrenalinico, divertentissimo. Poi l'orchestra è un'esperienza fantastica, grande scrittura di Pisani, grandissimi arrangiamenti, grandi musicisti, sono veramente veramente molto allettanti. No, c'è uno scambio fantastico. Tra l'altro oggi abbiamo avuto una bella discussione con Yanis Cipriota, che ha tenuto una lezione sulla musica etnica popolare, soprattutto sulla musica etnica greca, e quindi c'è stato uno scambio interessante, perché io suono la lira calabrese, per cui c'è la lira greca, cretese, turca, che sono simili, per cui lui ha voluto sapere qualcosa su questo strumento, ha avuto informazioni, c'è stato uno scambio molto, molto interessante. Anche e soprattutto quando si è a cena, da un bicchiere di birra, da del cibo, comunque si continua lo scambio culturale e amicale. Della Francia, mi ha chiamato Nicola Pisani per far parte del suo progetto, e ci conosciamo da un po' d'anni adesso, abbiamo già fatto insieme alcuni progetti, la prima volta in Puglia, un progetto con la Dolmen Orchestra, che era
un progetto molto bello con altri musicisti, con John Sorman, eccetera. E da lì abbiamo sempre tenuto un rapporto così e sono molto felice di essere qui. In questo festival abbiamo suonato l'altro ieri con il mio trio e adesso faccio parte di questo progetto di Nicola che è molto molto interessante. La sua musica, la sua direzione e anche incontrare tutti questi musicisti che vengono, no? Un po' dappertutto in Europa. Partecipano e questo di per sé è un grande valore. Poi il pezzo è bellissimo, c'è questo incontro che si realizza con la musica di tutte queste persone che vengono da più parti d'Europa e sono tutti musicisti ottimi. Insomma, siamo veramente felici di questa occasione.
My name is Øystein Blix. I'm a trombonist from the University of Tromsø. I teach ensemble music and I teach ear training, and I run a jazz club, and I work as a freelance professional musician as well. I've been here in Poland now for 10 days, and it's been a great experience for me to work with students. I think the Poland Jazz program is a very good thing. I really have liked everything about it. It's okay. I'm very, very satisfied with all this, and thankful to be invited also. Ultimo giorno, fantastico. Sono in estasi, assolutamente in estasi. L'esperienza è incredibile, da ripetere assolutamente, magari noi andiamo lì da loro. Diciamo che noi siamo abbastanza abituati a suonare con persone che non conosciamo, evitiamo di conoscerci prima di suonare spesso. Con loro ci siamo trovati subito a livello umano, assolutamente non c'è niente da dire. A livello musicale ci sono state tantissime esperienze, sempre una migliore dell'altra. Ogni giorno c'è stato un incremento in positivo, assolutamente. Anche Bernstein, grande soggetto. Un grazie a Bernstein soprattutto. Siamo arrivati alla fine, è l'ultimo, ciao Vazzucchio. Tutto bello, tutto positivo, ho fatto una prova generale dove ho sbagliato parecchie cose, quindi andrà benissimo stasera. È un periodo molto lungo, 10 giorni sono stati molto intensi, molto con pochissimi problemi devo dire, quindi è filato tutto liscio, speriamo che stasera finiremo in bellezza. Esperienza interessante dal punto di vista didattico, dal punto di vista artistico, dal punto di vista umano soprattutto, che era secondo me l'obiettivo primario, perché se funziona il lato umano funziona il lato artistico e funziona anche il lato didattico, quindi faccio ci vediamo stasera, speriamo bene per stasera, è tutto a posto. Thank you.
4 ore. Dice di no? Mark Bernstein ha rotto un pedalò e quindi voleva 350 euro il suo pedalò. Il prete non vuole che sta ancora là sopra, sta per piovere ma non ha piovuto. Sono le 9 e ancora non abbiamo fatto i sound check. Song. Thank you very much. Silence. Suona the drums. Dategli una nota che canti una qualcosa. Io ho un linguaggio tecnico, eh. Song.